Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Saluto il pubblico di Terza Repubblica che questa sera ha il privilegio di ascoltare attraverso i nostri teleschermi le riflessioni, le attenzioni, anche diciamo tutti i ricordi, ma soprattutto anche le emozioni per il futuro, di una delle persone più impegnate sul piano professionale, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Foggia, che saluto. Ben trovato presidente. Buonasera a lei. Saluto il presidente Ciarambino, l'avvocato Ciarambino, che è tra gli altri un uomo di grande fortuna, perché pensate, non più tardi di una settimana fa ha messo in toga d'oro quanti avvocati? 15. 15 più uno poi. 15 più uno, perché 15 hanno meritato, tra virgolette, la toga d'oro, cioè la toga, che diciamo un riconoscimento che viene, del quale viene insignito l'avvocato che ha raggiunto 50 anni di professione, e la toga al merito, che è una novità tra virgolette, ma non tanto, non più di tanto, perché è un riconoscimento che noi abbiamo voluto dare al giovane collega che si è distinto nelle scorse sessioni d'esame a Bari, per essere arrivato il primo in tutto il distretto di Corte d'Appello. Che è l'avvocato Aiezza. Mario Aiezza, sì. Mario Aiezza, che il nostro pubblico conosce, perché probabilmente lei, io non, nulla sapendo di ciò, tempo fa ho avuto il piacere di averlo ospite lì dove lei è seduto, ma per una questione che lo vede impegnato in una associazione di sensibilità sui temi civici. Certo. Presidente, io l'ho vista, io ho seguito attentamente anche, e doverosamente, i lavori di questa solenne cerimonia. L'ho vista un po', posso dire, un po' commossa. Un po' commosso, voglio dire, ma credo che sia un sentimento naturale, cioè il fatto di commuoversi davanti alla solennità di questa cerimonia. Tenga presente che non siamo l'unico ordine in Italia che festeggia i propri iscritti in questa maniera così solenne. Io ho partecipato ad altre manifestazioni del genere, però voglio dire, la paternità di questa cerimonia è mia e del mio ordine, pertanto l'emozione è, diciamo, in me esponenziale anche, maggiore. Insomma. C'era anche una nutrita rappresentanza di magistrati di alto rango, certo, sì. Segno di un'attenzione, ma anche di una condivisione, si può dire? Sì, io credo che abbiamo ultimamente come dire, iniziato un nuovo corso, un corso dove c'è consapevolezza della necessità di un rapporto sinergico tra la magistratura e l'avvocatura, che forse nasce da un sistema e da un problema emergenziale, cioè entrambi, noi, sia i magistrati che gli avvocati, queste due figure sono il risvolto della stessa medaglia, che gravitano attorno al pianeta giustizia. E quando la giustizia diciamo, è scarsa di mezzi da un punto di vista economico, perché questo governo, quello che ci ha preceduto, è stato un governo che ha ridotto in termini sensibilmente economici il problema giustizia, come per esempio il problema dell'accorpamento delle sedi giudiziarie,
C'è stato un po' un fronte comune tra i magistrati e gli avvocati, i quali hanno sentito l'esigenza di combattere, tra virgolette, naturalmente con i mezzi leciti che ci è consentito dal nostro sistema giudiziario, quindi con i ricorsi al TAR, i ricorsi alla Corte Costituzionale, questa legge delega che nessuno vuole sostanzialmente, l'entrata in vigore di questa legge delega che determina l'accorpamento tra diverse sedi giudiziarie. Per cui devo dire che Foggia è una delle prime, diciamo, che ha creato questo apripista e che è un nuovo laboratorio di idee dove magistrati e avvocati collaborano insieme. Senta, avvocato, parliamo un attimo della vostra professione. Lei è il presidente dell'ordine e ha un punto di osservazione, anche perché esercita poi più di 20 anni che lei fa Sono l'avvocato. 23. Ecco, non volevo sbagliare, 23 anni che fa l'avvocato. Quanto è cambiata in meglio e in peggio questo mestiere? Ma devo rettificare, sono 24. 24. Beh, io è cambiato in meglio il fatto che si accede a un sistema di giustizia tramite sistemi telematici, quindi c'è la risposta è più immediata e l'accesso alla giustizia è più immediata. Nello stesso tempo però è cambiata in peggio allorquando questo legislatore ha determinato l'accesso al diritto di difesa con maggiori costi di carattere economico che ricadono sul cittadino. Le faccio un esempio per tutti: tenga presente che nel giro degli ultimi anni, quindi nel giro degli ultimi 5 anni, i costi della giustizia si sono quasi triplicati. Per cui oggi instaurare un giudizio civile medio nell'ordine dei 40.000 euro, dei 50.000 euro, costa al cittadino come primo accesso, quindi con l'iscrizione al ruolo, se non sbaglio, costa sui 360-370 euro. D'altronde noi siamo il collettore finale di questa esigenza, ma i nostri poi conti si fermano qui perché chi paga alla fine è il cittadino. Noi esercitiamo un'attività libero professionale dove impieghiamo il cervello e non le mani e non le braccia. Il nostro strumento è la penna e il cervello, per cui possiamo anche per certi aspetti contenere i nostri costi, ma ciò che non possiamo contenere e quindi le ricadute negative si sentono maggiormente sono quelli che sono i costi della giustizia per l'accesso alla giustizia, cioè per l'accesso, cioè proprio per fare la causa, per instaurare il giudizio. E questo incide notevolmente sul cittadino medio. Dal suo punto di vista, diciamo, l'altra parte degli attori, dei protagonisti del sistema di giustizia, i giudici, hanno anche loro sul tavolo della rivendicazione da porre dei problemi che appesantiscono la loro prestazione di lavoro. Beh, io guardi, non sono mai entrato in una camera di consiglio. Certamente i magistrati appartengono, sono delle persone che come noi hanno tante esigenze. Io credo che il problema sia un problema di fondo. Anche loro danno fondo a tutte le loro energie, sicuramente. E il fatto di non poter recuperare ultimamente, per dire, dico una banalità, ma nemmeno la carta fotocopiatrice per stampare le proprie sentenze, diventa difficile con questi strumenti esercitare giustizia. A differenza nostra, si sente di meno la crisi perché, ripeto, la crisi e la congiuntura negativa la subiamo noi, liberi professionisti, e non chi in effetti, poi d'altronde è un impiegato dello Stato, dove deve mettere in atto e deve impiegare la propria forza lavoro per la giustizia, ma si ferma là. Ecco, cioè, noi abbiamo un'esigenza diversa perché dobbiamo garantire l'accesso al diritto, l'accesso alla giustizia, con strumenti che oggi sono particolarmente duri per gli avvocati. Né devo ritenere, ascoltando le sue parole, che questo accorpamento di sedi giurisdizionali semplifichi la questione, perché da quel che ho sentito anche durante la manifestazione della scorsa settimana, i problemi aumentano. Sì, io guardi, non sono, come dire, aprioristicamente parlando, non sono contrario
ad una rivisitazione del sistema giudiziario, anche territorialmente parlando. E la riforma della giustizia non deve partire necessariamente dall'accorpamento. L'accorpamento è, come dire, la parte finale. E questo, ripeto, il governo Monti ha raccolto quello che era il grido d'allarme che già imperversava da diversi anni nel pianeta giustizia e ha cercato di risolvere contenendo i costi attraverso l'accorpamento. Però banalmente, ecco, le faccio un esempio tanto per fare capire poi ai cittadini, perché noi siamo quelli che operiamo, ma i cittadini che ci sentono dicono: ma noi sostanzialmente perché dobbiamo sentirvi, perché ci interessa questo problema? Beh, prima di tutto perché tutti possono incappare nelle maglie della giustizia, sia civile sia penale. E quindi è un po', diciamo, il problema di tutti. Ma io le faccio un esempio particolare. Tenga presente, l'ho fatto più volte in diversi convegni questo esempio. Oggi come oggi, prendo Vieste. Vieste è una cittadina che ha delle sue esigenze particolari, una cittadina con molto, molto turismo, dove il sistema giudiziario va garantito anche con una presenza territoriale sul luogo di un presidio giudiziario, che può essere anche minimo oggi come è il giudice di pace, ma che dà il senso dell'esistenza della giustizia su quel territorio. Chi deve esercitare giustizia oggi a Vieste, chi vuole, chi ha necessità di una risposta di giustizia, può adire l'autorità giudiziaria, che è il giudice di pace di Vieste, dove oggi il giudice di pace può, diciamo, delibare anche su cause di rilevante entità, quali quelli per risarcimento di danni per incidente stradale, e fino a 25.000 euro. Quindi domani non ci sarà più, perché è stata già soppressa quel presidio giudiziario, e tutte le cause che dovevano essere incardinate davanti al giudice di pace di Vieste verranno portate a Foggia. Per cui il cittadino viestano che deve iniziare un giudizio, forse ci penserà domani 2 o 3 volte. Perché? Perché dovrà necessariamente utilizzare, tra virgolette, un avvocato provinciale, quindi uno che risiede nella provincia e con costi notevolmente superiori, dovrà raggiungere la sede giudiziaria provinciale con costi economici che gravano sul cittadino, per cui si dovrà sciroppare, passatemi il termine, 200 km per venire andata e Una ritorno, complicanza una questo. complicanza enorme, per cui ad un certo punto questo è un sistema che fa dissuadere il cittadino dalla domanda di giustizia. Ed allora io mi chiedo: che senso ha? Non ha senso questa riforma radicata in questo modo così maldestro. E poi ci sono i risvolti anche di carattere penale. Tenga presente che perdere un presidio giudiziario sul Gargano, dove, diciamo, non è che sappiamo tutti qual è lo spessore criminale che imperversa su quelle zone, e togliere un presidio giudiziario su quelle zone significa far sentire meno la presenza dello Stato. E quindi io credo che in questo momento la riforma debba essere quantomeno bloccata con una sospensione della sua entrata in vigore fino ad un adeguamento maggiore, ad un riassetto dell'accorpamento. Le nuove leve, intanto voglio dire al pubblico che l'ordine degli avvocati del Foro di Foggia è una corporazione. Beh, mi permetto di dire che non è una corporazione. Abbiamo stancamente e faticosamente cercato di sdoganarci, che non è nulla, è un ordine È un ordine, professionale. sì, mi scusi, ma io Non siamo una casta, non siamo una capisco corporazione. doppiamente la sua battuta elegante, che diciamo che tra le più corpose, ecco, uso solo la parte iniziale Certo. dell'improvvido termine usato. Però sulle nuove generazioni, diciamo, c'è una grande accoglienza, devo dire. È anche una camera di decompressione dello sconforto che i giovani avvocati nutrono nel momento in cui hanno un approccio con una giustizia messa, come lei stesso
ha detto. Questo è in merito dell'ordine, ho visto anche che l'Associazione dei Giovani Avvocati trova ospitalità e anche grande rito presso l'ordine. Questo è un fatto importante, che nasce e che viene da dove? Beh, io dico questo, forse nasce anche un po' come dire, dall'abbassamento dell'età di coloro che oggi si trovano, tra virgolette, a governare questo ordine. Tenga presente che io, tra virgolette, faccio politica forense da quasi 10 anni, ne ho 50, ho È già al iniziato a secondo 40 anni. mandato, ha fatto Sono al domenica. secondo mandato, però ho un'esperienza da consigliere dell'ordine, un'esperienza da tesoriere, ho 2 esperienze da presidente e a 50 anni, cioè nessuno 20 anni fa avrebbe ipotizzato che un quarantenne fra 10 anni sarebbe diventato presidente dell'ordine. Assolutamente. Ed allora dico, questa esigenza, questo livellamento verso generazioni più giovani della professione porta inevitabilmente, io dico meno male, ad avere un contatto più sinergico con il giovane che si approccia a questa professione. Anche il giovane che si approccia a questa professione è più facile che abbia un rapporto più franco con il proprio rappresentante istituzionale perché lo sente più vicino a sé, anche da un punto di vista anagrafico. E la nostra è stata una politica diretta a cercare di dare una mano ai giovani e forse la toga al merito è l'ultima delle chicche, perché quella di Aiezza, perché la nostra attività viene da tanti anni già. Per dire, la formazione professionale noi la facciamo gratis, cioè la formazione professionale che è un obbligo per gli iscritti è una formazione professionale che non facciamo pagare a nessuno. Perché? Perché abbiamo appostato nei bilanci preventivi una considerevole somma del nostro patrimonio economico a favore dei giovani. Questo vale anche per altre attività perché sentiamo che i giovani sono il futuro delle nostre generazioni e anche perché penso che, ripeto, oggi come oggi, chi vuole esercitare questa professione abbia la necessità di essere aiutato, proprio perché a noi non ci regala nulla nessuno. Dopo che abbiamo superato l'esame da avvocato, non abbiamo assolutamente nessuna carta di credito o nessuna busta paga che un buon legislatore possa, diciamo, mettere in atto per noi. Per cui abbiamo necessità di aiutare i giovani perché i giovani sono il futuro. Bene, abbiamo concluso anche questo nostro incontro con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, che troverà poi il tempo anche per avere una sua vita, come dire, anche interiore, una vita autonoma, una vita che non sia solo tra i codici, l'ordine, le aule di giustizia e quant'altro. Io mi è capitato di leggere qualche pagina di Coriandoli di Vita, che è un libro dato alle stampe che non c'entra nulla con la giustizia, a conferma che poi ogni persona riesce a mantenere una propria vita, lei ci riesce. Sì, anche se Riesce a io fare il papà pure. sì, lo riesco a fare, non so se lo faccio bene o male, però lo faccio. E, come diceva lei, sì, mi sono ritagliato una parte della mia esistenza anni fa, qualche anno fa, ma soprattutto quella parte che di solito la gente comune dedica al sonno. Cioè, Nel invece di dormire. senso che invece di dormire la notte io mi sono inventato scrittore, per cui è uscito fuori questo libro Questo che libro. abbiamo presentato ad Ascoli Satriano, che è il mio paese di origine, e che devo dire, lei era presente, tra Sì, sì, l'altro, sì, sì. carinamente lei è venuto a sentire le mie prolusioni, che è un po' No. sgrammaticate, però devo dire che mi ha fatto tanto piacere anche questa nuova veste, ricoprire anche questa nuova veste. Devo dire che è
è difficile per un libero professionista e soprattutto per un avvocato, perché di solito diciamo sì, siamo liberi professionisti, per cui la nostra attività possiamo concentrarla in ritagli di tempo e poi dedicarci ad altro. Non è vero, si nasce avvocati e si muore avvocati e difficilmente riusciamo a ritagliare qualcosa per noi, tant'è che, come diceva Calamandrei, alla fine, cioè noi non curiamo mai quello che ci serve per stare bene noi stessi, perché fino alla morte pensiamo ai nostri clienti e quello che avremmo dovuto fare per noi stessi ce lo portiamo nella tomba. E su questa battuta la salutiamo, grazie per essere stato con noi, ci segue sempre? Sempre. Di notte? Beh, di notte un poco di meno, Arrivederci. attualmente. Terza Grazie. Repubblica continua. Questi capelli bianchi fanno da sfondo all'inconfondibile volto dell'avvocato Francesco Andretta, ormai passato presidente, come si dice, della Fondazione Banca del Monte per più di 12 anni, Più di vero? 12 anni. Grazie per essere venuto a Grazie a Terza voi di avermi Repubblica. invitato. Io ricordo che lei stava già nella Prima Repubblica, anche nella seconda. Sì, Quindi spero di punto alla terza. sicuro, sicuro, glielo auguro. Francesco Andretta, avvocato di rango della famiglia Andretta, figlio di Aurelio Andretta, è stato tante cose nella città di Foggia, anche amministratore. Ricordo personalmente la sua Certo. ironia tra i banchi della Giunta e del Consiglio. Poi ha dedicato più di 10 anni, lo sentivate, della sua vita, è il caso di dire proprio della sua vita, ad una fondazione, perché è nata poi in pratica. Beh, non è che è nata, onestamente c'erano stati due presidenti prima, ma per motivi diversi, non c'era ancora né tecnicamente né, devo dire, come modo di concepire la fondazione, il territorio, l'habitat necessario per partire. Io questo l'ho trovato anche grazie a dei colleghi strada facendo in questi 12 anni, sempre all'altezza della situazione, che di volta in volta mi hanno collaborato molto bene e poi effettivamente è stato un pezzo molto importante della mia vita perché. E poi anche come, importante in particolare perché mi ha dato la possibilità di realizzare alcune cose, perché tante volte tanti impegni sono teorici e se potessi, io ho potuto farlo e l'ho fatto. No, la fondazione è stato al fianco della città, come era nella sua missione, Assolutamente, nella esatto. sua missione. Anche quella sede è bellissima, rimessa in grande spolvero, Quella direi. sede fu oggetto di dibattito all'interno del precedente consiglio della fondazione perché non si capiva bene, non si aveva idea di se avesse comportato per esempio delle spese eccessive. E io invece ho puntato subito alla valorizzazione, per di più in quel momento. Del resto anche oggi, a parte la meravigliosa sala della provincia, del Tribunale della Dogana, non ci sono altre sale, diciamo, di rappresentanza. E allora ho puntato subito, ho investito subito molte energie, molte risorse umane, come si dice, molta disponibilità. Dico la verità, qualche volta, pur di fare pubblicità, ho fatto anche qualche manifestazione all'inizio, diciamo, non particolarmente esaltante, ma andava bene in quel momento anche questo. Poi col tempo le cose si sono raffinate, le sale inferiori che erano garage, rimessa, ne abbiamo fatto sicuramente la più bella sala È un espositiva palazzo del Cinquecento. del 700 sicuramente, perché apparteneva ai Celestini. Ora di preciso di che anno sia non saprei. So che nel 1797, quando i sette Monti di Pietà di Foggia furono riuniti in occasione della permanenza a Foggia di Ferdinando IV e di tutta la sua corte, furono riuniti, fu individuato quel palazzo come sede appunto dei Monti Uniti, E da allora è rimasto sempre proprietà, prima della Banca del Del Monte Monte. e poi della Fondazione. Senta, una fondazione in una città,
dove diciamo molte cose vivono sempre in perenne angoscia, tutto si ferma. La fondazione è andata invece avanti, supplendo, devo dire, lo dico io, non lo dice il presidente, supplendo anche ruoli pubblici sul piano pubblico, Accompagnando, non supplendo, accompagnando. accompagnando ruoli pubblici, come amabilmente vuol dire lei, presidente. Questo ha comportato una restituzione alla città della Esatto, fondazione, vero? esatto. Allora io ricordo che quando sono state completate alcune operazioni che, come voleva la legge, significavano sganciare totalmente la fondazione Dalla dalla banca. banca, io ho cercato di rappresentare ad uno scetticismo in verità non sempre in buona fede, anzi in qualche caso in palese malafede, ho cercato di rappresentare che la fondazione così veniva ad aumentare le risorse disponibili per il territorio. Certo non venivano più gestite le risorse nel modo che si era fatto prima, ma venivano appunto in maniera anche più pubblica, con maggiore dialogo con la città, a qualche volta facendo anche cose che sfuggivano all'attenzione nelle epoche precedenti. Quindi adesso non voglio stare ad annoiare lei e gli No, ascoltatori con i numeri, ma c'è stato un aumento notevolissimo di circa 1 milione di euro, ecco, un aumento di 1 milione di euro mamma mia. di risorse per il territorio annuale, 1 milione all'anno. Insomma, in questa città dove non così si tibonda, un fontanino, noi un fontanino siamo stati, è la fondazione attualmente ancora. In fondazione, tra l'altro, devo dire, sono stati anche scoperti e valorizzati alcuni talenti che altrimenti forse non avrebbero avuto questa opportunità. Cito tra tutti una bellissima pubblicazione sul culto delle Madonne Certo. da Foggia a Pescasseroli, anche lì una Quell'operazione operazione di recupero culturale bellissima. peraltro si inseriva in una serie di pubblicazioni che noi abbiamo chiamato pubblicazione delle tesi di laurea. In realtà non è stata e non è esclusivamente pubblicazione di tesi, ma certo vengono favorite le tesi che abbiano un forte legame col territorio e appunto la Madonna, l'incoronata di Foggia e l'incoronata di Pescasseroli richiamano una transumanza che appartiene alla nostra storia, insomma. Io però vorrei sottolineare che nel campo della editoria abbiamo fatto, la Fondazione ha fatto, io mi viene istintivo continuare a parlare anche se al In prima plurale, ma in persona. prima persona. Non lo faccio apposta, non voglio turbare gli equilibri attuali, mi viene soltanto ancora naturale. Sul piano editoriale, dicevo, abbiamo fatto molte cose di un certo interesse. E vorrei ricordare la pubblicazione delle icone del Vescovo, che è stata meravigliosa, naturalmente per merito delle icone più che nostro, ma è stato l'inizio di un'uscita, perché la Fondazione ha fatto molto per la città nella città, ma ha fatto tantissimo per portare fuori la città, per portare Foggia fuori. Allora, le icone del Vescovo sono andate intanto a Roma, come è ovvio, nelle biblioteche, nelle librerie vaticane, ma sono andate a tutte le fondazioni d'Italia, per esempio, a tutte le biblioteche d'Italia. Vorrei ancora dire che noi abbiamo organizzato, abbiamo gestito, e questo sicuramente continuerà nei prossimi anni, delle manifestazioni come colloquia o come tracarte o come book, che hanno il grande merito di sprovincializzare, di mettere la città in rapporto con la nazione e per quanto riguarda tracarte anche con l'Europa, non soltanto. Anche una bella operazione, se non sbaglio, di operazione al senso civico. E certo, anche molto abbiamo operato in questo senso e voglio dire, ho difficoltà a individuare un esempio. Poi si è chiuso in particolare, non so se è stata studiata questa cosa della gestione Andretta, però
Il giorno prima di andare via, Andretta ha chiamato, come dire, nel cenacolo culturale, come mi piace definire e qualificare, la Fondazione del Mondo, Banca del Monte, e gli adepti più intensi nella frequentazione, e ha tirato fuori questi quaderni, il primo quaderno dei tre quaderni su Umberto Giordano. Quella è stata, mi consenta, una chicca bellissima, per la quale io le do pubblicamente merito. Che venga da lei mi fa particolarmente piacere, perché lei è stato tra i primi, come tutti sanno, tra gli scopritori, ecco, di questo diario. Quella è stata una bella cosa. È stato bello comprarli, non farseli scappare, perché alcune volte accadono anche queste cose, invece in questo caso no. E così, come ho detto quella sera, e certamente che sia stato la sera prima dell'addio, non è stato un caso. Molti non lo sapevano. Non è stato un caso, e questo si leggeva facilmente. Si è pensato a questa operazione, che è un'operazione fatta a disposizione di tutti. La fondazione non ha inteso né avere un monopolio né una primogenitura, se lei ricorda, perché c'era anche lei, io l'ho sottolineato, spero che questo messaggio sia recepito per quello che è. Vorrei fare una piccola correzione, lei ha chiamato cenacolo quella sala. Io voglio dirle che alcuni anni fa degli amici tennero una conferenza per la loro associazione e diedero la definizione che mi sembra ancora la più giusta. Siamo nel salotto buono della città che vuole crescere, e mi pare che lo spirito era questo. Sicuramente, anche se devo dire, su questa vicenda poi ne abbiamo registrate tante, e noi abbiamo avuto una mail con la quale, molto carina devo dire, però nella quale dicono: come mai non si è colta questa circostanza, lo dico a lei, perché quando questa della pubblicazione dei diari, quando si è trattato di pubblicare per esempio l'epistolario di Puccini, hanno fatto un comitato editoriale, un comitato scientifico, diciamo che qualcuno ha sollevato che l'evento sarebbe stato consumato in do minore. Ma io non so il do minore, non sono un musicista, quindi non ho idea il do minore che cosa sia. So che i diari sono stati pubblicati. Adesso chiunque può fare i suoi studi, approfondirli, elaborarli, e quindi noi l'abbiamo interpretato come un mettere a disposizione, non un'utilizzazione da parte della fondazione, di mettere a disposizione, e neanche dei pochi che potevano accedere al museo, perché come si sa le pagine del diario non è che possono essere continuamente sfogliate, occorreva uno strumento di consultazione più pratico, più resistente, mettiamola così, a disposizione di tutti. Quindi oltretutto gli studiosi, non è che possiamo fare una cernita in questo momento, una selezione, una numerazione, dire sono quei cinque, sono quei sei, ce ne possono essere tanti altri. E non dimentichiamo che l'operazione avrà una sponda nella Sonzogno, nella casa editrice, per cui potrebbero esserci anche studiosi che avrebbero difficoltà a venire a Foggia a consultare. Anche perché, Presidente, se ho ben capito, mi pare che la traduzione è paro. Assolutamente, riportate anche le correzioni, cioè le parole cancellate, cioè la parola con la cancellatura, l'annotazione è assolutamente fedele. C'era stato anche questo dibattito se fare un'edizione, diciamo così, purgata, nettata da qualche errore di italiano, perché tutti sanno, nel prendere delle note a fine serata può scappare il mezzo strafalcione, è normale, non significa ignoranza, voglio dire. E invece abbiamo ritenuto poi di fare una trascrizione fotografica, ecco, direi fotografica. Senta, adesso lei, Andretta, dopo questa lunga camminata nella cultura, e non solo, che ha voluto destinare anche per il rispetto al ruolo che ha avuto e alla fondazione che ha destinato ai suoi concittadini, e di questo gliene va dato, lei che fa ora? Torna a fare la politica, oltre che fare l'avvocato, perché io ricordo
che l'avvocato Andretta è stato anche praticante attivo della politica in una parte dello schieramento ben preciso, ben definito dello scacchiere del centro-sinistra. Mi scusi, ma io le devo dire le cose. Lei torna a fare politica? Io adesso ho scoperto il riposo relativo, perché appunto torno a fare a tempo pieno l'avvocato e avevo bisogno di questo. Ma innanzitutto ho scoperto che 12 anni e mezzo di tensione continua, perché le assicuro che sì, è sì, una tensione continua. Avevo bisogno proprio di tirare il fiato. Alcuni progetti ce l'ho che riguardano più il mondo della cultura, però, magari dell'impegno civile, ma della politica non penserei in questo momento. Mi hanno detto che qualcuno già dice che sarò candidato sindaco, lo escludo. Se lo esclude lei, quindi possiamo, date la notizia, possiamo dare la notizia ufficiale. Ho visto che sua moglie ha condiviso molto il suo impegno, proprio, e ci mancherebbe altro, con una passione che va al di là del rapporto coniugale. Siamo gente così, siamo gente di cuore. Proprio in prima persona è stata sempre vicina, protagonista, certo, attiva. Certo, sempre vicina. Anche nelle discussioni animate, era la prima che diceva no, ma noi abbiamo pensato di fare questa cosa. Perché era frutto di elaborazioni, ovviamente, ogni decisione, ogni passo. Avete avuto un convivio anche di amici, di intellettuali che hanno accompagnato la vostra attività? Assolutamente, nei vari settori abbiamo proprio cercato la sponda continua, e per tutti parlerò di Guido Pensato e Gaetano Cristino per quanto riguarda l'arte. L'arte, e questo mi dà la possibilità di fare una sottolineatura che ritengo importante, la Fondazione in questi anni è riuscita a rinnovare la tradizione, a presentare gli autori ottocenteschi di Foggiani. Ma Melchiorre ne ha fatto un bellissimo. Ne ha fatte due Melchiorre, ma abbiamo fatto anche altre cose senza Melchiorre, ma abbiamo fatto anche con Gaetano Cristino e Guido Pensato delle attività di arte contemporanea che non hanno molti uguali nella nostra città, sicché quando si è detto, si è scritto che avevamo una politica culturale un po' tradizionalista, francamente non mi pare che sia stato così, anzi abbiamo aperto moltissimo a delle correnti che non erano assolutamente marginali in questa città. Abbiamo fatto conoscere al grande pubblico foggiano Bois, e ho detto tutto, che non è certo un autore tradizionale. Ovviamente è inutile dire che nella galleria, perché vedete poi la fondazione, grazie alla fondazione, questo palazzo è diventato un piccolo palazzo della cultura, perché esatto, nei locali dove c'è stata l'esposizione dei quadri, a parte queste novità, queste modernità artistiche, poi è stato riportato in pubblico Arr, Schingo, Grilli, tutta una serie di pittori, anche il grande Dario D'Amato, mi pare che ha fatto certamente una bellissima lo mostra. Mettiamo già tra i classici D'Amato. No, penso che si arrabbierebbe molto. No, non credo. No, sì, sicuramente, però credo che forse ha ragione lei, perché Dario D'Amato poi è cambiato anche lui, certo, nel tempo. Certo. Senta, avvocato, abbiamo finito questo nostro incontro con lei. Posso chiederle la promessa di non lasciarsi andare nello studio che è della sua famiglia, che è stato di suo padre, e di restare comunque in filiera culturale? Pensavo che lasciarsi andare si riferisse alla gastronomia, e lì no, mi lascerò andare. No, perché? Ah beh, sicuramente io partecipai anche quella è una tradizione ai suoi 50 anni, ma ne è passato qualcosa. Purtroppo sì. Arrivederci, grazie, tanti cari auguri. Grazie a lei. Terza Repubblica continua. Questa puntata termina con una intervista cui tenevo molto, devo dire, non solo per il glamour del nostro ospite, che saluto, ma soprattutto per la materia che intratterrà questa nostra breve discussione, che è tutta incentrata intorno all'editoria e ad una delle poche case editrici indigene nate proprio per il Mezzogiorno,
per la Capitanata, per la Puglia, per la provincia di Foggia, abbiamo il piacere di avere Falina Marasca, che è l'editore della casa editrice del Rosone. Grazie, buonasera. Grazie per essere arrivata qui da noi, che compie più di 40 anni, mi pare. Proprio di sì. Sono passati tanti anni. Si ricorda lei quando nacque, i primi giorni proprio? Certo che mi ricordo. Io dico sempre che all'inizio fu il Rosone, che è la rivista pilota della nostra casa editrice, e che poi intorno al Rosone sono nati i quaderni del Rosone. E uno dei primi libri fu proprio La cucina pugliese alla poverella di Sada. Di Sada, che poi il Rosone perché? Per il Rosone della Allora, il cattedrale? Rosone ha nel cuore di Franco Marasca, lui diceva sempre che era una valvola, e era il Rosone di Troia, evidentemente, però lui diceva che il Rosone è l'elemento architettonico di tutte le cattedrali pugliesi. Che poi il mio Rosone sia bellissimo è un'altra cosa. Da qui il nome della casa editrice che è nata a Milano. È nata a Milano. Quando Franco Marasca, che era già giornalista, già docente e oltretutto era assistente di russo in Cattolica, all'Università Cattolica, andava alla ricerca dei pugliesi dovunque essi fossero. Ci aveva anche messo lui un po' le mani nella Porta Rossa. Ma la Porta Rossa era il ristorante pugliese, origine apricena, perché c'è la Chechele e Nennella famosi. Che avevano fatto del loro ristorante non solo un luogo Era un in ritrovo cui proprio. mangiare, sì, c'era il premio Puglia, che era Sì, molto, sì, sì. molto. E lì noi abbiamo presentato il Rosone con un bagno di folla, un bagno di folla. E il Rosone che nasceva proprio con l'idea di mantenere, di permettere ai pugliesi della Lombardia, ai pugliesi del Piemonte, di avere dei contatti con la madre terra. Franco Marasca inventa questa casa editrice che è stato il suo sogno, poi devo dire, e io ricordo Franco Marasca, un collega, amico, un lord inglese, una persona di un'eleganza e di un'estetica unici, posso dire, e anche per il garbo che caratterizzava questo giornalista, gentiluomo d'altri tempi, purtroppo passato a miglior vita. Quanto manca? Manca tantissimo, tante volte io, soprattutto i primi tempi, adesso un pochino meno, ma ancora mi capita, dico mamma mia, stiamo facendo una cosa che forse farebbe rivoltare nella tomba Franco Marasca. Poi la gente che mi sta intorno mi dice, ma no, a Franco piacerebbe, noi vogliamo solo sperare questo, perché evidentemente chiunque poi entra al posto di un'altra persona dà comunque un suo input a tutto quello che fa. Abbiamo cercato di mantenere tutto quello che lui aveva pensato, tutto quello che lui aveva realizzato, anche i periodici, il Provinciale, la Capitanata, Carte di Puglia, sono vivi più che mai in tempi come questi, che non sono per niente facili, proprio perché riteniamo che senza informazione e cultura, come diceva lui sempre, si può avere uno sviluppo col fiato corto. Questa era la sua espressione. E questo è vero, vedete, sono anche un po' sommerso di libri, parte, solo una piccola parte di questi libri, tra quelli che è riuscita a portare qui in televisione il nostro ospite, una parte dei lavori tra i più antichi ai più moderni, tra i più intriganti ai più importanti resoconti della storia della Puglia, anche lavori, diciamo, di una certa profondità spirituale, di una certa profondità pedagogica, perché anche i bambini hanno avuto l'attenzione del Rosone. Quindi, diciamo, una casa editrice a tutto tondo. A tutto tondo, io direi che forse il fatto che noi siamo gente di scuola, perché lo stesso Franco, che pure aveva La mille sua cose, vita era un professore. se lui insegnava di sera quando non poteva farlo di giorno, quando era assistente in Cattolica, quando era interprete ai telefoni di Stato, ma la sera insegnava, perché per lui la
scuola era importante, lui diceva che era il mondo attraverso cui passava di più la cultura, non bisognava, anche, dice, può anche andare in crisi la scuola, può avere dei momenti difficili, ma comunque rimane quel canale importante attraverso cui noi possiamo arrivare alle nuove generazioni. Lui diceva che è più facile arrivare dalle nuove generazioni ai genitori che dai genitori alle nuove generazioni, ed ecco perché poi io sono sempre stata a scuola, la scuola è stata sempre il mio grande pensiero, ho scelto di diventare docente. C'è da dire che tra le altre cose che adesso la memoria mi ricorda, c'era anche questa attenzione anche ai processi di evoluzione politica, Marasca, grande cattolico, sì, attento, sì, anche alle dinamiche e alle evoluzioni dei partiti che hanno fatto la storia del Mezzogiorno, aveva però la capacità e devo dire anche il coraggio di mettere nero su bianco, perché io ricordo degli editoriali a punta secca, cioè proprio a punta secca, a punta secca di Franco Marasca. Parliamo un po' del lavoro di oggi. Oggi il lavoro di Falina Marasca, che non è stata solo compagna di vita di Franco, è stata anche, come dire, ha condiviso tutto lei con certo. Franco Marasca, c'è anche Marida, c'è anche questa figlia che studiava giurisprudenza quando suo papà è mancato, stava facendo la tesi, poi lei ha continuato, ha fatto la sua pratica, è diventata avvocato, però bisognava decidere chi doveva diventare titolare di questa casa editrice, perché io comunque avevo la mia scuola e non avevo nessuna intenzione di lasciarla. Lei diventa titolare della casa editrice, un lavoro difficilissimo, perché anche prendere in mano le redini dopo che una persona così brava, voglio dire, così forte in quel lavoro, non è facile. Insieme abbiamo superato anche momenti non facili, ci chiedevamo sempre se ce la faremo, non ce la faremo, riusciremo a resistere, perché Franco ci diceva spesso, guardate che arriveranno i nuovi barbari, e non aveva torto questo attacco alla cultura, questo attacco ai principi fondanti del vivere civile. Io proprio recentemente ho fatto un articolo proprio sul Provinciale in cui dicevo che ce la prendiamo sì con i politici quando dobbiamo dirgli le cose, diciamo, però mettiamo anche in discussione un pochino noi stessi, il nostro senso civico, perché un paese, una comunità non sono solo dai politici, esiste un numero di gente che vivendo in un certo modo può dare indirizzi dall'una e dall'altra parte, ecco perché io credo che sia importante che ognuno di noi si prenda la propria responsabilità. Possiamo qualificare ancora oggi Rosone un avamposto della cultura meridionale? Io penso proprio di sì, noi siamo stati sempre definiti una sfida meridionale, una sfida perché l'obiettivo è stato sempre quello di dare voce alla Daunia, alla Puglia, alla cultura mediterranea. Noi abbiamo anche cercato contatti con quello che sta dall'altra parte del mare, quelli che stanno sull'altra sponda. Abbiamo anche avuto a Rodi, per esempio, degli incontri proprio con gli ambasciatori albanesi e voglio dire, perché abbiamo notato che ci sono molte cose che ci legano. E questo comporta anche un lavoro intenso tutti i giorni, ogni sì, giorno. Intanto, duro. Quante pubblicazioni avete al vostro attivo? Diciamo che ne abbiamo tantissime, perché noi ogni anno riusciamo a fare tra i 30 e 40 volumi, forse più 30 che 40, ci sono anche quelli che noi non facciamo, perché oggi la gente scrive tanto ma legge poco, ed è quello che noi diciamo anche a chi viene da noi. 30 volumi? Sì, sì, riusciamo a farli. Tutti in questa zona o anche fuori? No, anche fuori, perché se lei vede, noi abbiamo creato una collana molto bella con docenti dell'Università di Bologna, legata alla pedagogia. Questo, per esempio, che lei ha davanti, è un libro tradotto dal francese, da un belga che è anche un po' italiano e che ha tradotto La pedagogia e il dovere di resistere. È un libro eccezionale per la scuola, per le famiglie, per tutti coloro che si occupano di educazione, perché noi riteniamo che il problema dell'educazione oggi sia tra i primi da affrontare, però non solo quella dei giovani. Qui si parla anche della tradizione sovversiva. Questo fa parte di una collana che si chiama Pedagogie Attive. Andiamo a rispolverare tutti i grandi pedagogisti.
devo dire, sempre di grande fascino. E quest'anno che cosa avete pronto? Vedo lì del materiale editoriale di primo conio. Esatto, quest'anno abbiamo, prima di tutto, noi pensiamo di aver individuato un filone molto nuovo, che è quello del rapporto tra la filatelia e la letteratura. E con questo siamo andati a Torino. Direi che è stata una novità in assoluto, perché circa l'ora e tre quarti che abbiamo avuto a nostra disposizione con tre autori nello stand della Puglia, siamo stati affollatissimi, proprio perché tra coloro che ancora raccolgono francobolli c'era questo desiderio di vedere che legame poteva avere il francobollo con la filosofia. Noi abbiamo uno studioso nostro, che è Francesco Giuliani, è un italianista originario di San Severo, che ha saputo unire la sua passione per i francobolli alla sua passione per la letteratura. Ecco, e quindi siamo andati con un libro che si chiama Bimillenari scrittori e altri pretesti, prose creative sui francobolli del Regno d'Italia, che era stato preceduto da un altro, leggermente meno forte, con i francobolli della serie Italia al lavoro, emessi nel 1950. Quindi che danno all'autore la possibilità di scrivere 19 prose legate alle varie regioni. Chiaramente si parte dalla Puglia. Si parte dalla Puglia. Ma qual è il genere letterario che più viene preso in considerazione dalla moltitudine dei lettori, cioè i libri più richiesti che vengono dati alle stampe? Allora, se noi pensiamo ai lettori, quelli non acculturati, allora noi pensiamo, per esempio, i libri per ragazzi sono molto amati. Noi abbiamo riscoperto che non è vero che le famiglie oggi non curano i figli. Anzi, quando si tratta di figli, si danno anche da fare, anche i genitori giovani, stiamo notando una ripresa in questo senso. Probabilmente in un mondo così difficile tendono a riprendersi il loro ruolo. Così come abbiamo notato che i libri sulla cucina fanno parte proprio, come dire, del DNA della gente di tutti i giorni. Mentre se pensiamo ad un pubblico medio-alto, noi pensiamo alla letteratura, pensiamo alla storia. La storia è sempre molto, quando per esempio facciamo i libri sul brigantaggio, vanno alla grande. E queste carte di Puglia? E queste carte di Puglia sono una rivista molto amata anche perché è una delle riviste cartacee che resiste, perché ormai le riviste sono diventate tutte ormai online, e noi stiamo cercando, questa credo che sia la grande novità forse che io devo raccontare, che ci piace il cartaceo e lotteremo perché il cartaceo resista, e con questa idea siamo venuti da Torino, dove abbiamo avuto la conferma. Ma non disdegniamo il fatto che dobbiamo, e lo stiamo facendo, aprirci alle tecnologie nuove. Quindi questo è molto importante. L'ebook non si può non prendere in considerazione. Allora che cosa facciamo? Oggi abbiamo imparato a stampare a domanda, nel senso che non si fanno più le grandi tirature di una volta, però con i nostri tipografi ci siamo seduti a tavolino e abbiamo detto: che dobbiamo fare? Vogliamo andare avanti? Vogliamo fare un lavoro serio? Vogliamo continuare a pubblicare? Allora dobbiamo venirci, e così facciamo. Quanta fatica costa stampare un libro? Quanta... Più che la fatica di stampare è la fatica di colloquiare con chi ci porta il materiale. Far capire ai nostri scrittori che prima di scrivere si legge è molto importante. Perché oggi, proprio stranamente, in un mondo così di crisi, la gente tende a mettere nero su bianco. Per esempio la poesia non morirà mai, perché la gente scrive, anche la gente più semplice. La fatica che si fa è leggere, correggere, perché oggi purtroppo ci sono certe lacune, cioè la lingua parlata tante volte diventa la lingua scritta, ma noi sappiamo che lingua parlata e lingua scritta hanno dei registri diversi, ed è questo il lavoro che fa la Casetti. Io spiego, tanto quando vengono gli scrittori e mi dicono: professoressa, guardi, noi siamo pronti, abbiamo tutto pronto, va solo stampato. Allora dico: noi non vi serviamo, vi servono solo i tipografi. Avete dei criteri che guidano la scelta di editare delle opere? Abbiamo sicuramente dei criteri. Prima di tutto devono essere delle opere che lasciano un messaggio culturale serio e importante, perché io personalmente, anche come docente, credo che quando uno legge un libro alla fine gli deve rimanere qualcosa. Non si può.
Secondo, chiaramente esiste anche, come dire, l'idea che se pubblichiamo qualcosa possa avere un pubblico, perché noi tutto sommato siamo una piccola azienda che non vive per virtù dello Spirito Santo, deve certo. comunque anche mantenersi. E quindi ecco, diciamo, avete... la cosa più importante, noi tante volte diciamo anche non fa niente se ci rimane poco, non fa niente se ci rimangono soltanto le spese, però il libro deve essere fatto bene. Quindi questo è, però è anche vero che stiamo attenti al fatto che qualcosa ci permetta di vivere, anche perché noi sappiamo bene che lo Stato italiano no, alle piccole imprese, voglio dire, non è che dà molto. Ecco, noi ogni mattina, io dico a mia figlia, ogni mattina che noi apriamo queste serrande sappiamo che dobbiamo, abbiamo dei costi e quindi in qualche modo dobbiamo mantenerci. Anche se devo dire, e su questo versante chiedo scusa da questa parte al mio amico Franco Marasca, che mi ascolta sicuramente, che forse adesso il Rosone è un po' più battagliero. Lui aveva questa forma mentis molto, ricorda, molto londinese, sì. Era difficile. Certo. Adesso invece avvertiamo più il respiro sul collo del Rosone. Ma penso che la differenza dipenda dal fatto che adesso ci sono le donne. Il fatto che ci siano delle donne a guidare le edizioni del Rosone dà una virata diversa. Perché cioè... poi lui era un po' schivo, sì, non chiedeva, sì, era difficile. Sì, sì, era molto schivo, ma soprattutto ci ha insegnato una cosa importante. Dottor De Finis, noi veniamo dal mondo contadino, così come veniva Franco, e sappiamo anche zappare. Abbiamo una collana che si chiama l'aratro che ci appartiene molto, nel senso che siamo capaci anche di andare in campagna, mio marito zappava sotto gli alberi, cioè senza nessuna paura, e chiedere l'elemosina ci fa un po' dispiacere, ecco perché ci rimbocchiamo le maniche. Il prossimo prodotto editoriale è già pronto? I prossimi prodotti editoriali, adesso abbiamo un libro, ecco, di racconti di una professoressa che già qualche anno fa aveva scritto I soli spenti, grazie a Centra, e diciamo che sta uscendo. Abbiamo fatto appena un romanzo con un signore di Apricena, ci stiamo preparando ad un libro con il comune di Terromaggiore su un protagonista della vita del paese, un sovversivo col farfallino che era stato mandato al confino, De Vito, al confino dai fascisti. Quindi stiamo facendo questo libro che probabilmente presenteremo in giugno. Un altro libro con il Gargano stiamo preparando. Diciamo che non manca il lavoro. Non manca il lavoro. Non manca il lavoro. Ma quello che ci dà molta forza è anche il lavoro che facciamo con i giovani, con le scuole. Noi abbiamo appena fatto, l'altro giorno, abbiamo fatto il premio Il Sentiero dell'Anima con il parco poetico che sta tra San Marco e San Nicandro alla Dolina Pozzatina, 5 ettari di terreno dedicati alla poesia. Quindi abbiamo fatto un'antologia in cui c'è tutto uno spazio dedicato ai ragazzi, alle scuole che si sono presentati con delle poesie che sono di un impegno morale eccezionale. Quest'anno siamo alla terza edizione del progetto Foggia tra storia e memoria che abbiamo fatto con la Fondazione Banca del Monte, quindi voglio dire sono 3 anni che prepariamo 3 pacchetti che portiamo alle terze medie di Foggia e che raccolgono materiale inedito sulla Foggia dei bombardamenti. Foggia nelle ore della sua tragedia. Sono contento di... Adesso leggevo al contrario, sì, visto che, sì. che sguardo che ho. Si dice che chi sa leggere, legge pure al contrario. Ma infatti, guardi, no, sono contento anche perché vedo che su queste memorie, se non ci fossero poi i libri e gli editori che riportano, che ridanno lustro alla memoria, non ci sarebbe poi la cultura. L'editrice Il Rosone è una pietra miliare ormai per queste cose, perché come la formica mette i passi sulle cose che rischiano di sparire, le raccoglie, le recupera, le riporta in superficie e poi escono questi libri che sono sicuramente, come dire, un tuffo nella propria storia e anche nella modernità che spetta anche a questo territorio. Io le faccio i miei auguri più cari,
voglio indicare al pubblico di Terza Repubblica che i libri della casa editrice Il Rosone sono tutti pubblicati su sì, un portale e ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età e anche per tutti, come dire, per tutte le idee, perché una delle dei punti di forza del Rosone è quella di trasferire la realtà così come la trovano, nessuna manipolazione. Devo dire che questo è uno degli aspetti più belli. Come ci lasciamo? Con un prossimo appuntamento? Ci lasciamo, noi siamo disponibili al suo invito, quando lei vuole noi siamo sempre pronti e se lei mi dà la possibilità ci lasciamo ringraziando la Regione Puglia che ha creato un bellissimo stand alla Fiera del Libro di Torino, perché noi siamo sempre portati a condannare, però quando bisogna dire le cose, un bellissimo stand dove ci siamo incontrati anche editori pugliesi. Dove sempre abbiamo, a Torino? Sempre a Torino, abbiamo potuto condividere, noi abbiamo avuto per esempio un'ora e tre quarti per i nostri tre autori, abbiamo portato un libro, come dice, memorialistico di Raffaele Cera, L'innocenza e la verità, un libro di Marcello Ariano sulla poesia e il contatto con la lirica greca, così come abbiamo portato questo filone di letteratura e filatelia. E abbiamo notato che a Torino c'era un'esplosione, dottor De Finis, di cartaceo. E questo siamo venuti a casa ancora più determinate, proprio perché abbiamo visto editori giovani, molti ragazzi, perché i giovani amano questo lavoro. Voi forse lo vedete anche con le televisioni, no? L'informazione, l'editoria, li attraggono. Io sono andata per gli stand proprio alla ricerca di vedere questi ragazzi giovani, idee nuove, infatti ho portato a casa tanto di quel materiale. Abbiamo visto il mondo, c'erano tutti i paesi del mondo con i loro stand e soprattutto abbiamo visto che c'erano milioni di eventi e la gente sapeva scegliere, si fermava, ascoltava, quindi voglio dire un momento di grande impegno culturale a cui la Puglia ha assistito e ha collaborato. Bene, termina qui il nostro incontro con Farina Marasca e con la casa editrice Il Rosone, termina anche qui Terza Repubblica che torna puntuale per i tipi di Teleblu ogni lunedì e in replica il martedì. La rete è sempre quella, Teleblu. Grazie per essere stata con noi, saluto il pubblico che ci ha seguito e in bocca al lupo per la prossima fatica. Grazie, alla prossima. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare. I nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano.